Buongiorno a tutti. Bene, oggi faremo un risotto. Come faremo un risotto? Semplicemente con tutti gli avanzi che avevo in frigorifero. Quindi ho dei funghi, ho del sugo di pomodoro con delle olive e ho un po' di brodetto che ho spezzettato a dovere, per poi aggiungerlo al riso. E vi assicuro che verrà buono. Provatelo e vedrete che ve li creati baffi. Ok, andiamo con un pochino di cipolla e un filo di olio. Ecco qua. Andiamo un attimo a soffriggere la cipolla, non troppo, perché poi si brucia. Quindi abbiamo preparato 80 grammi di riso a testa, è un bel piattone. 70 grammi di solito sono più che sufficienti, ma in questo caso a noi ci piace magnà e quindi. Ok, vediamo che la cipolla sta soffriggendo. Andiamo ad aggiungere il riso per farlo brillare. È necessario qualche minuto per farlo brillare, non di più. Dopodiché aggiungeremo del vino bianco, in questo caso anche perché c'è del pesce, quindi aggiungiamo vino bianco. Lasciamo un attimo evaporare il vino e dopodiché aggiungeremo tutti i nostri avanzi. Allora, aggiungiamo il pomodoro con le olive. Rimanenza del brodetto e i nostri funghi. Ok, appena comincia a soffriggere di nuovo, a bollire, pardon, aggiungeremo del brodo vegetale, in questo caso fatto con vegetale. Anche per le persone magari che hanno fretta. Allora, il riso, io uso il semi integrale e il Carnaroli, però va benissimo anche Carnaroli normale, bianco. Cominciamo ad aggiungere il brodo. Fino a completa cottura. Che di solito per un riso bianco ci vuole 20 minuti, per un semi integrale ci vuole una mezz'ora. Ok, lasciamo così andare. Volevo ricordarvi che io ho messo il nostro riso su un fuoco medio, ecco qua. Però il fuoco deve essere sempre bello, bello alto, non abbassate perché altrimenti il riso non viene bene, si cuoce fuori e non si cuoce dentro. E quindi il fuoco deve essere sempre alto e al bisogno noi aggiungeremo sempre il brodo, come ho detto prima, fino a completa cottura. Ecco qua, il nostro risotto praticamente è pronto. Andiamo a spegnere, ci mettiamo una spolverata di parmigiano. Ebbene sì, anche con il pesce io ci aggiungo quella spolverata che me lo manteca. Qua c'è qualcuno che usa il burro o qualcuno che usa l'olio. Io uso il parmigiano. Dopo a ognuno i suoi gusti, de gustibus.
Lo lascio riposare qualche minuto. Ecco qua, dopo sono passati 3 minuti circa, lo abbiamo fatto riposare un pochino e adesso andiamo ad impiattare. Io l'ho fatto leggermente più cotto perché altrimenti la Dolly, cioè mia mamma, non riesce a mangiarlo perché è molto anziana, però voi lo terrete, cioè lo terrete un pochino meno, quindi poi sempre secondo dei gusti delle persone. Ci aggiungiamo un pochino di prezzemolo, così appena raccolto. Ecco qua. E indovina cosa c'è per cena?